Ieri abbiamo letto una parte della lettera che Padre Pio scrive a Padre Agostino raccontando la sua notte dello spirito, questa esperienza mistica che nella Chiesa Cattolica e non solo tanti mistici hanno vissuto. E fa specie pensare quando Padre Pio dice che nel momento in cui sente questa assenza di Dio non sa dire se si trova nell'inferno o nel purgatorio. Pensate che grande dolore Padre Pio doveva provare a pensare soltanto minimamente che Dio l'avesse abbandonato. Questo è il senso dell'abbandono di Dio, è la caratteristica della notte dello Spirito, ma è un dono che Dio ti manda per purificarti, per santificarti. E forse noi non abbiamo questo dono, però alcune volte anche noi avvertiamo questo senso dello Spirito, della notte dello Spirito, questo senso dell'abbandono di Dio. Ma sapete perché molte volte noi non ci lasciamo purificare da questo senso dell'abbandono di Dio? Perché non abbiamo quell'amore così grande, così vero, così autentico, così filiale che i santi hanno avuto verso Dio, come Padre Pio. Qual è il segreto della santità? È abbandonarsi a Dio, e avere fiducia in Dio, e amarlo con tutto il cuore e con tutta la mente, come dice il vecchio, non solo, ma anche se con parole diverse, il vecchio e il nuovo catechismo. Padre Pio sente un dolore forte, ma nel cammino spirituale egli sa comunque di essere con Dio. Lui sa di appartenere a Dio. E Padre Pio sperimenta anche in questo dolore, pur se in maniera misteriosa, pur se non immediatamente, Padre Pio sperimenta l'amore di Dio che non l'abbandona mai. Così nota questo nostro amico, anche lui in cielo, Alessio Parente, nota a proposito della notte dello spirito vissuta da Padre Pio. Questo vuoto, cioè il vuoto di Padre Pio, che Padre Pio avverte dall'assenza di Dio, questo vuoto provoca in Padre Pio il senso dello smarrimento totale per il tormento intimo, lacerante, di non vedere l'oggetto del suo amore, per lo stimolo di cercarlo, per l'ansia e la fatica di cercarlo e la delusione estrema di non trovarlo, per l'assurdo di andare alla sua ricerca anche tra i suoi nemici. In uno di questi momenti così dolorosi, Padre Pio arriva a scrivere: «La mia anima è posta a marcire nel dolore». Vi aspetto domani, Padre Pio TV, dritto al cuore. Ciao a tutti!